Tornati, nuova intervista, nuovo ospite. Nel salotto di Santa Margherita Vini sta per arrivare il fotografo italiano più famoso di Instagram, un uomo con quasi 1 milione di followers. Il suo seguito su Instagram è paragonabile a quello di Jovanotti o Fiorello. È con noi l'artista segnalato dall'account ufficiale di Instagram, uno dei primi professionisti italiani ad aver capito la potenza dei social. Signore e signori, Simone Bramante, detto Bramino, Ciao, detto insomma il tuo account. sì, è il mio Quindi io ti account. chiamerò Simone. Grazie. Come stai? Bene, tutto bene, grazie per avermi invitato. Figurati, sono molto contenta di averti qui in Instagram, un mezzo che io uso un sacco, però insomma non si finisce mai di imparare, quindi ho già sbirciato il tuo profilo, però se hai delle skills, Nulla di particolare. me le puoi dopo dare. Vogliamo fare un brindisi? Facciamo un Intanto che ci brindisi. siamo? Allora, qui abbiamo un Prosecco, sempre ovviamente di Santa Margherita Vini. Prendiamo subito perché dopo sennò mi dimentico perché iniziamo a parlare. Ok. Intenditore. Simone Salute. intenditore, non come me. Ecco qui. Allora, non so se tu lo sai, ma questa non è proprio un'intervista come le altre. Infatti qui ho delle buste che i nostri amici a casa conoscono molto bene e tu no, perché sei appena arrivato. Sono i 5 sensi più uno, che è il sesto senso. Quindi scegli quello che vuoi. Allora, gusto, sesto senso, tatto, vista, udito e olfatto. Partiamo dalla vista. Tu dici, insomma, so Insomma, come dirtelo, parliamo Annie, d'immagine. anche tu. Allora, vista. Olè. Cerco sempre o di far fuori gli ospiti o di far fuori i miei videomaker. Ecco qua. Allora, vista. Sei pronto? Vai. Sei comodo? Vai. Bene. A un quotidiano hai raccontato di aver cancellato la prima foto che hai caricato su Instagram. Perché e che cosa era raffigurato insomma in questa foto? Avevo comprato un telefono da tipo un giorno e la prima immagine, come credo per tanti, è stata il bicchiere di caffè di plastica sulla scrivania. Per Ok. cui, insomma, giusto un test. Ma com'era la foto? Normale? Cioè, Orribile. 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 Quindi anche tu delle tue stesse Ma foto dici orribile. assolutamente, anzi, forse più di altri. Ammappete. Ok, benissimo. Non guardare le mie a questo punto. Così. Quando immagini di quelle che vedi e ti colpiscono diventano poi una foto, se dovessimo dire una su Parli delle 100.000, mie? sì. Una su 100, direi. Davvero? Così O una su poco? 200, sì. E cos'è che ti fa scattare? Cioè, quale dici questa è una foto con la F maiuscola? Ah, deve seguire delle regole, dalla composizione, la luce, l'emozione, il ricordo anche personale, per cui vari elementi. Ok. Tra l'altro, il nostro hashtag ufficiale è Unquirk Extraordinary, vuol dire stappalo straordinario. Per te? Una foto per essere una vera foto deve essere straordinaria e ti faccio un'altra domanda in coda così poi Vai. vai dritto. Cos'è per te lo straordinario? Perché secondo me un fotografo qua esce senza carne al Ok. fuoco. Una foto per essere straordinaria deve raccontare o insomma in qualche modo rappresentare un'immagine, un'emozione a cui non siamo soliti, insomma, che Non siamo abituati, non siamo diciamo, non abbiamo abituati, l'occhio abituato. esatto. Secondo, scusami, la E che cos'è per te lo straordinario, straordinario? qualcosa che molto semplice e che mi faccia venire brividi. Qualunque Ottimo. cosa che sia legato ai brividi sulla pelle. Benissimo. Allora, l'occhio di un fotografo si può dire buono se e solo se. Rappresenta qualcosa del fotografo. Quindi qualcosa di personale. Esatto. Perché effettivamente adesso. Qualunque immagine molto bella riprodotta tante volte da centinaia o migliaia di fotografi. Esattamente quell'immagine, parlo, mi riferisco insomma a un bel panorama, non è qualcosa di particolare perché è già stata riprodotta da tanti occhi o da tante persone. Quando invece ha quel qualcosa In più. quel qualcosa col quale io riesco a capire la persona che ha scattato l'immagine, quello ha qualcosa insomma su cui soffermarsi. Che bello, ma se a star qua tutto il pomeriggio? No, ho un'altra intervista dopo. Vabbè. Allora, procediamo con un'altra busta. Abbiamo olfatto, Vai, udito. udito. Ah, era già qui, pronti via. Benissimo. Udito,
Okay. No, okay. Guarda, perché avevo il braccio che era un attimo che partiva, la metto qui. Allora, chi ha recensito il tuo libro, Fotografare le emozioni, ha citato la canzone di Lucio Battisti dedicata alle sensazioni che catturi con il tuo sguardo. E chiudere, canta Lucio Battisti, gli occhi per fermare qualcosa che è dentro di me. Cosa vedi tu quando chiudi gli occhi? Non vorrei spaventarti. Guarda, sentiti libero, caro Simone, feel free. Immagini, mondi, qualcosa di surreale che rappresenti in parte la realtà, in parte no, qualcosa di bello. Dei mondi, dei racconti. Sono okay, totally fine con questa risposta. Nulla di iperreale o iperrealista, qualcosa piuttosto legato sia alla realtà ma che abbia elementi di bellezza dentro. Ok. Allora, tu hai debuttato nel 2011 su Instagram, tra l'altro il primo account tuo, cioè hai avuto questo e basta? Ne ho un altro più personale. Ok, no, perché c'è tanta gente che dice ho questo con cui sbircio, no. Ne ho un altro. Mi piacerebbe averne uno. Il fake account, ti piacerebbe avere un fake? Mi piacerebbe molto, sì. Non farlo, dai. No, ma non ho tempo per farlo. Ottimo, bravo, se tutti i fake dessero questa risposta ci sarebbe molta meno gente che stalka senza dirlo, però vabbè, solamente tu. Allora, in quell'anno Lady Gaga sforna uno dei suoi successi più pazzeschi, ossia Born This Way. Giro il titolo a te, Born This Way, si nasce fotografi o ci si può diventare? Si diventa, assolutamente. Sì, davvero? Io ho iniziato a esprimere me stesso scrivendo. Dai! Poesie. Per cui è solo un mezzo, uno strumento per esprimersi. Non è qualcosa per cui uno ha l'illuminazione a 6 anni. Non credo tanto in queste cose. Non no, credo tu dici nella... è una cosa che si può imparare. È uno strumento, sì, è una via per esprimersi. Come tante altre. Okay, come magari... la musica, come la scrittura, come il disegno. Ok. Però non è che c'è proprio la vocazione. No, ecco. non credo. Ok, molto bene. Allora, facciamo un gioco con gli amici che stanno seguendo la nostra diretta. Devono tutti aprire il tuo profilo Instagram, guardare l'ultima foto che hai pubblicato. Qual è? E se dovessi associare una canzone a quella foto, quale insomma associeresti? Okay. Prima di tutto, che foto è? Perché non ho una foto recente, della settimana scorsa. Sono stato con un mio amico in Calabria, abbiamo fatto un giro di vari chilometri in macchina e volevo vedere un angolo di una spiaggia. È stato molto difficile perché i cancelli erano chiusi, quindi... Robe di sgamo. Esatto. Ok, capiamoci subito. Esatto, siamo arrivati in questo posto, passando attraverso cunicoli, saltando sì, tipo cancelli. Che lasci la macchina su, sì, e poi cammini per chilometri. Esatto, una cosa del genere. Okay. E siamo arrivati però nel momento giusto, quando il sole stava tagliando, diciamo, una scogliera e la roccia... Era composto da un arco e il sole era esattamente in mezzo a... Ma tu lo sapevi o... Più o meno. Ok, no, perché scusami Simone, ma se io penso che tu proprio in quel momento lì sei arrivato quando la roccia e il sole erano nella perfetta congiunzione, cioè sei... È stata fortuna, ma me la sono cercata. Ok, quindi un pochino lo sapevi, un po' ti è andata di fortuna. Esatto, diciamo di fortuna. Così. Siamo vaghi, non entriamo... Esatto, beh, sono due i suoni associabili. Uno è il suono del mare senza bisogno di altro e l'altro potrebbe essere mare degli Ex Otago. Bravo, bella questa scelta, molto bene, mi piacciono molto gli Ex Otago. Procediamo con la prossima busta. Olfatto, tatto, sesto senso e gusto. Gusto. Voilà. Aspetta, se riesco, perché c'è una password, ragazzi. Fatto, mettiamola qui. Ok, allora, qui entriamo un attimo più nei tecnicismi. Allora, io, cioè tu, fotografo, pazzesco, io, zero. Il cibo si fotografa a pancia vuota o pancia piena? Di recente ho fatto una sessione di varie settimane con del cibo. Di varie settimane? Di varie settimane in studio. Credo a pancia vuota. Meglio? Oh, io mi trovo meglio a pancia vuota. Ok. Perché mi ispira, okay. Vedo tutto probabilmente molto più bello di quello che potrebbe essere. Se tu avessi già mangiato. Esatto.
e quindi la soddisfazione magari della pancia non ti aiuta a immaginare delle cose, e per cui credo a pancia vuota. La domanda è: quando scatti il cibo, poi quel cibo lì, cioè, dove va a finire? Dentro la mia pancia, dentro la pancia delle persone. Ottimo. Niente viene sprecato. Bravissimo. Quando scatti, se mi chiami, io vengo e quello che c'è lo facciamo sparire insieme, perché noi non vogliamo sprecare nulla. Assolutamente. Lo facciamo solo per quella roba lì, solo per il gusto di non sprecare. Ho preso una di queste settimane qua, in cui ero impegnato, ho comprato una decina di alici. E quando sono andato al banco per comprarle ho detto: trattamele bene, bene, devo fotografarle. E invece la ragazza che mi stava servendo ce l'aveva già in mano a pugno. Amica, detto, cosa fai? No, mettile nella vasca. Per cui le ho trattate come se fossero delle regine fino allo scatto, e dopo me le sono messe negli spaghetti. E dopo a un certo punto, ragazzi, bello, forse anche per questo è meglio a pancia vuota, perché dopo puoi Bella questa cosa, sì. E hai scattato solo quello? C'era, cioè, hai fatto proprio un menu completo e era solo alici? Va tantissime cose. Di tutto, di più. Bene. Motivo in più, se hai proprio bisogno, sono disposta a fare questa fatica. Se viene a Bologna, volentieri. Benissimo. Allora, quali sono tre piccoli accorgimenti che possiamo dare a chi ci sta seguendo per fotografare bene un piatto? E qua, scusami, mi permetto di dire: basta inventarsi tutti i fotografi di food, basta, perché io che uso molto Instagram sono veramente stanca di vedere questa gente che prima di mangiare tipo spaghetti diventati di cemento perché tre ore a cercare la luce giusta. Io di solito fotografo i piatti vuoti, così evito di fare delle foto brutte e mangio senza che poi mi restino sullo stomaco. Però tu La fotografia di food è particolare, la fotogenia non viene per forza solo con il piatto naturale, per cui gli accorgimenti, quelli evoluti, lasciamoli stare. Ok. Accorgimenti per un piatto naturale sono accorgimenti legati alla fotografia in generale, per cui la composizione, la luce e sicuramente il gusto, che deriva un po' dal trattamento degli ingredienti che vengono utilizzati. Di certo il pomodoro, meglio non trattarlo, non farlo diventare troppo scuro o troppo, certo, o troppo di altri colori strani, come la foglia di basilico. Ok. Quando magari scattiamo un piatto con del basilico, che questo è un altro tema importante che ho dovuto affrontare, facciamolo al volo. Perché sennò altrimenti la foglia decade un po', esatto, la e perde la freschezza, come tanti ingredienti del resto, vedi? Infatti, tra l'altro, proprio qua una delle tue ultime foto caricate sul tuo profilo ha come protagonista un piatto di pasta e una pioggia di basilico. Allora, quindi, su come hai costruito il set? È facile, prima di tutto scattarlo subito il basilico a questo punto. Sì. Quella fa parte di una serie di immagini anche di un paio di anni fa o dello scorso anno, dove la composizione è un po' tutto, ovvero il piatto al centro e gli ingredienti da contorno, in modo da esaltare un po' il piatto, l'impiattamento. Certo. E lì si pensa, si struttura il set senza mettere gli ingredienti. E poi, quando sai esattamente dove va ogni singolo elemento, vai a riempire tutto il piano. Ok. In questo caso con, credo, 30-40 foglie di basilico, e poi si fa alla fine l'impiattamento, quindi degli spaghetti in questo caso, messi al centro. Ok, quindi tu prima ovviamente studi il set e dopo metti, non è che metti lì e poi cambi luci, cose? Metto e cambio, non con gli ingredienti che poi mi serviranno. Non con quelle cose vere? Altrimenti si perde la freschezza. Ok, procediamo. Sesto senso, tatto o olfatto? Olfatto. Eccolo qui. Ti piace questo sistema delle domande divise per... Bene. Allora, ecco, questa voglio sentirla proprio da te. L'olfatto può condizionare la vista? Se scatti in una location profumata, le foto vengono diverse? L'olfatto determina la vista. Tutti i sensi determinano la vista, perché la vista è legata a quello che percepiamo cerebralmente. Per cui sia il tatto, tutti i sensi sono condizionati, cioè condizionano la vista. Okay. Per cui sicuramente il profumo determina quello che è il risultato.
attraverso l'immagine. Vero. Qual è stata una location che ti è rimasta impressa per il profumo? Ti è capitato di scattare? La lavanda, i campi di lavanda sicuramente. Bellissimo. Tutta la macchia mediterranea, i limoni. Sono capitato in un campo di limoni in Spagna lo scorso anno. E lì, vabbè. È stato il paradiso. Pazzesco. Sì. Poi d'estate, immagino. No, a marzo. A marzo? Ah, perché sennò d'estate era proprio no, super. No, poi si va in base alla stagione del limone. Ok. Allora, vabbè, farti raccontare questo momento con la vista sarebbe un po' troppo semplice perché, vabbè, rosa, molto rosa, molto rosa. Io, con quale profumo, per dire, non so, un caschetto, una frangia, con quale profumo, non necessariamente quello che senti, sintetizzeresti la situazione in cui ti trovi in questo momento? Visto che fa parte un po' della mia memoria, sicuramente il vigneto... subito dopo, insomma, diciamo metà settembre, inizio ottobre. Periodo di vendemmia. Periodo sì, di vendemmia. Subito dopo la vendemmia, quando hai molto molto colore, molto carico, come anche direi qua. Per cui tutte le sfumature di rosso, di rosa, di arancio, okay. Di verde scuro. Ok. Esiste l'olfatto senza vista? Come detto prima, no. No. Sono tutti legati, sì, sì. Esiste un odore che nella mente è registrato senza un'immagine? Mia esperienza personale, certo. Sicuramente io mi riferisco sempre alla macchia mediterranea perché è l'esperienza più recente, che è quell'odore che non capisci da dove viene. Non capisci da dove viene. Da quel cespuglio, da quella pianta. Sì, che poi capita che insieme, anche sì. Volte al mare, dici forse è questo, e sfreghi tutte le foglie, esatto. Alla fine non troverai niente. Esatto. È capitato anche a me, è vero? Oppure mi ricordo, non so, tipo io ho un profumo che è quello dell'astuccina dei trucchi, che però non è una cosa. Io lo sento e dico, ma sai di quella roba lì? Però non riesci a capire, non è la cipria, non è il rossetto, è una cosa insieme. È vero. Molto buono. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Allora, siamo qua, abbiamo quasi finito. Andiamo di tatto, il sesto senso lo terrei... Lo tieni per ultimo? Esatto. È questa? Sì, perfetto. Tatto... Allora, per un fotografo vale il detto vedere ma non toccare? Sicuramente non per il piatto di spaghetti esatto. Con basilico. In questo caso non vale. Ok. Diciamo, dipende dal caso, però direi sì, può... Può valere. Sì. Anche perché nel momento in cui catturi quell'immagine è come se tu la stessi... Facendo tua, toccando, alla fine, sì, anche se non la tocchi. Ok. Quanta mano metti nei tuoi scatti? Preferisci elaborare un set preferisci elaborare un set da poi riprendere o catturare l'istante? Preferisco controllare, quindi elaborare. Chiamiamolo set, comunque elaborare un'immagine attraverso... Sì, che poi set non è per forza base, luce, esatto, fondale, esatto. Insomma. Il controllo mi serve molto. Mi piace quando non controllo... una situazione perché vado io dietro la situazione. Okay. Però professionalmente preferisco sempre controllare tutto ed è fonte chiaramente di mal di testa. Eh beh, certo, hai molte più preoccupazioni, esatto. Ovviamente. Però diciamo che sei un po' più sicuro che il lavoro venga come te lo sei immaginato, esatto. Tu. Però guarda che per non essere fotografo, secondo me... Cioè, no, fila tutto. Beh, ok, bene, mi fa piacere. Allora, è meglio fare le foto tenendo in mano una macchina fotografica o uno smartphone? Non cambia nulla. Dici l'importante è il risultato? Basta con quello che ha, insomma. Io ho fotografato anche mio figlio che poi è stata la copertina del mio libro, con uno smartphone, perché avevo deciso, insomma, di non prendere macchine fotografiche con me quel giorno. E poi, ovviamente, mi sono trovato davanti a una bella situazione e ho detto usiamo il telefono. Quindi mi confermi che con lo smartphone si possono fare delle foto che addirittura... Anche a risoluzione, perché sei stata stampata, quindi vuol dire soprattutto che... Soprattutto poi all'inizio, nel 2011-2012, sì, io usavo molto il telefono, come tante persone, perché era un po' la novità usare sì. Anche Instagram o i social col telefono, e io, insomma, ho sempre visto delle bellissime immagini fatte da fotografi in giro per il mondo. Poi è la cosa un po' più pratica alla fine, perché se non hai la macchina dubbio. In quel momento lì, capito, non ti perdi il momento, la fai con lo smartphone, sì, e sei sicuro che comunque il risultato è bello. Dipende da che obiettivo hai. Certo. Allora, questa l'abbiamo fatta. Manca solo una busta, caro Andiamo. Simone. Parla tu che parlo io, eh? Siamo arrivati alla fine.
Allora, in ogni articolo che ti riguarda c'è la definizione cittadino del mondo. Per te cosa vuol dire? Non è una definizione che ho dato io. Che ti sei dato tu, ma l'hanno data a te. Come mai te l'hanno data? Facciamoci questa domanda. Non lo so, però cosa vuol dire? Sicuramente mi ci vedo, seppur non sia una definizione particolarmente, insomma, come dire, affascinante per me, però essere aperto ai cambiamenti, essere aperto alle persone e soprattutto voler andare a cercare, non dico la verità, però l'essenza dei luoghi o delle persone nel momento in cui stai viaggiando o anche semplicemente nella città in cui vivi. Giusto. Allora, uno dei tuoi lavori più conosciuti è Mind the Clouds. Che cosa ti affascina delle nuvole? Che tra l'altro io amo. Sono una di quelle sfigate che quando in aereo fa sempre le foto, i video. Non lo so, mi piace da morire. Ogni volta le vedo e dico, ma basta. Però mi piace, mi perdo proprio. Sono forme semplici, però sono anche un po' il simbolo del cambiamento. Tutto cambia, tutto muta e quindi catturare quell'istante, quella forma sicuramente... il punto che ho trovato affascinante che faccio tuttora, tra l'altro, nel andare a cercarmi le nuvole o andarle a inseguire, ecco. Bellissimo, è una cosa che ha sempre affascinato anche me. Infatti tra poco prenderò un altro aereo, ovviamente non mancherà il momento in cui faccio il videino, vabbè, mi gaso proprio così. È giusto. Allora, una delle foto che ha riscosso più successo sul tuo profilo Instagram ti vede con tuo figlio mentre combattete con delle finte spade laser. Perché secondo te questo scatto ha funzionato, tra virgolette, sì, di panorami pazzeschi o altre foto? È una foto ovviamente molto vecchia, che riguardandola mi piace solo nel pensiero, nel ricordo del momento in cui ho fatto questa cosa con mio figlio, non tanto come immagine. Probabilmente ha riscosso successo perché si parla, non so se del 2012, 2013, non mi ricordo. In ogni caso, in quel momento probabilmente era un'immagine nuova rispetto alle altre immagini che giravano su Instagram. Ma tu fai delle foto dove ci sei anche tu? Ogni tanto. Ok, perché ci sono dei fotografi che per esempio magari io vedo anche su Instagram, cerco di capire, ma per mera curiosità, il loro volto e non si trova niente. E devo dire che ogni tanto mi deludo anche un po', perché dico, ma che palle, scusa, sei un artista così bravo, fatti vedere. Invece tu le pubblichi? Ogni tanto, sì. Ma ti scatti dei selfie? Perché adesso voglio capire se i fotografi si fanno dei selfie, che qua un attimo. Raramente. Ma te li fai anche tu? Molto privati, però. Ok. Mi fa molto piacere perché in realtà il selfie è sempre un po', di cui Instagram è pieno, e viene un po' sempre definito un po' come la foto di un po' da sfigatone. Ma no, quando tu vai, ti fai il selfie col monumento, il selfie con la cosa, il selfie col personaggio famoso. Anch'io me ne faccio, non sono proprio una selfie queen, perché non sono molto in grado, però sono più abituata con le stories. Però volevo sapere se anche tu... Beh, sai, quando non hai uno specchio usi il telefono e quindi ti... No? Sì, anche vorrei... Però davanti a un monumento no, quello... Dai, il selfie con il monumento. Preferisco fare un bel volto... Cioè, capito, quelli che fanno il selfie con il tramonto... Cioè, possiamo dire stop? No, perché è un bel ricordo. No, lo dico io allora. È un bel ricordo. È vero, perché ogni tanto perdiamo questa roba con questi social. La foto la fai solo perché la devi pubblicare. Invece in realtà si possono fare anche delle foto bellissime da tenere in galleria, in archivio, che ti ricordano anche un momento, anche se magari non sono precisissime, però ti ricordano un momento particolare. Sì, piuttosto che un selfie preferisco quando le persone, mi capita spesso, mi chiedono, ci può fare una foto? E quindi io dico sempre, non sono bravo con queste cose. Davvero? E quindi spesso mi capita, e quindi faccio le foto ai turisti. Cioè, adesso a me va bene tutto. A me è mai capitato però di beccarti in giro. Io chiedo sempre a passanti di farmi delle foto, appunto perché non sono amante dei selfie. Una volta mi tagliano i piedi, una volta mi tagliano la testa, una volta mi manca un braccio. Tu dove giri di solito? Così vengo a fare delle foto in zone tue. Perché comunque un turista che capita di beccare te per farsi fare una foto... Non lo sanno però. Non lo sanno però, poi lo vedono il risultato com'è? No, perché è una semplice foto con 3-4 persone in fila davanti al tramonto. Non sopravvalutare il genere umano, mai. Okay. Non lo fare mai, soprattutto se si tratta di foto e anche di simmetrie.
Hai ragione. Perché mi è capitato di fare viaggi dove, mamma, cioè le devo buttare tutte. Io ce l'ho la collezione di foto tutte con la testa tagliata. Davvero? Sì, ma è di ricordi di infanzia. Very old. Esatto. Very old. Io non so quanto stiamo, ci siamo, okay. Abbiamo fatto tutte le buste, questa cosa pazzesca, sei stato bravissimo. Se vogliamo, non so, bere un altro, Vai. Come vuoi, così, giusto per chiudere, per salutare, io ci ringrazio, grazie a tutti e ci vediamo tra poco, grazie mille Simone. Grazie.